contro il carro armato, la belva d'acciaio della guerra moderna. L'uomo ha escogitato un nuovo metodo di lotta individuale. I cacciatori di carri, uomini di calmo ardimento, approfittando del fatto che il carro, di qualunque tipo esso sia, è nella impossibilità di battere con le armi di bordo tutto il terreno circostante, si nascondono in buche dalle quali lanciano bombe contro il carro. Il carro nemico si avvicina, dirigendosi proprio verso una buca. Il cacciatore, sicuro di sé, si abbassa repentinamente, lascia che il carro gli passi sopra, quindi lancia la bomba. Anche altri cacciatori dalle buche vicine lanciano le loro bombe. Il carro è colpito in pieno. Si attacca ora il carro saltandomi sopra, ostruendo le prese d'aria e le feritoie. Altri intanto vanno ad inserire un cuneo fra la ruota motrice e il cingolo, per provocare la rottura di quest'ultimo e quindi l'immobilizzazione del carro. Esercitazioni di cacciatori. I carri armati attaccanti devono prima superare il fuoco di sbarramento dell'artiglieria e delle armi contro carro. Successivamente saranno affrontati da questi intrepidi cacciatori.